Dinamo, per studiarla, per capirne bene le caratteristiche, cioè che tensione, che corrente genera, quale potenza, quale velocità, abbiamo costruito una copia esatta, identica, a livello filologico, che è quella che vedete qua. E costruirla non è stato facile, perché per esempio gli avvolgimenti che vedete sono queste due cose nere ai fianchi, no? Questi due cilindri neri sono in realtà delle bobine, degli avvolgimenti di filo isolato, e poiché non potevamo smontare quelli della dinamo originale, abbiamo dovuto ricavare che tipo di filo era, quante spire, facendo delle misure molto precise di resistenza e altre cose simili. Però, insomma, l'invenzione della dinamo automaticamente ha generato anche come prodotto, non è un sottoprodotto, come importante prodotto, il motore elettrico. Ora vi faccio vedere come funziona. C'è una batteria di accumulatori e quando io alimento la dinamo, ecco che si mette a funzionare come un motore.